fotografie, solo il nome, e i bambini che si passavano la palla tra un cippo e l'altro. Per uno che veniva da Bergamo sembrava quasi una dissacrazione. Punto di domanda. O invece era un modo diverso di concepire anche lì l'amore. Se si va nel cimitero di Bergamo, c'è il cimitero evangelico, che è molto diverso dalle altre tombe. Quindi anche i cimiteri cambiano. Eppure è una delle espressioni che rimanda e che riflette un modo di concepire la morte. Se entriamo in un cimitero oggi dei nostri e noi passiamo davanti a queste tombe, la prevalenza ormai è di questi loculi con una fotografia fototessera, ora a colori, da qualche anno, il nome e cognome, gli estremi della nascita e della morte. E pressoché tutte uguali queste lastre tombali. Adesso, da qualche anno, ci sono loculi molto più piccoli, perché contengono urne cenerarie. Mutamenti, mutamenti. Anzi, sapete che già c'è chi, per testamento, non vuole più nemmeno questa lapide, perché le ceneri vengono disperse. Ci sono delle tariffe regionali, se le vuoi disperdere nel lago di Como o invece sul Monte Rosa o presso il mare. Quindi non resta più nulla. Ma è una concezione anche questa della morte, che del ravaglio fra 20 anni, 30 studieranno queste forme per capire quali concezioni c'erano dietro. È così. Ora, se siamo entrati invece in un cimitero di montagna, di villaggi, dove ancora si conservano quelle vecchie tombe con dei cippi, con delle lastre tombali piuttosto elaborate, noi avremo letto dei testi, degli epitafi, che ci parlano del defunto, della sua vita, più o meno brevi, letterariamente più o meno elaborati, ma che comunque, ecco, testimoniano un modo di seppellire, di vivere il ricordo di chi è lì, diverso da quello che è venuto dagli anni 50 in poi e che vediamo oggi. Ora, si può studiare una di queste espressioni, prenderla come fonte per vedere dentro che tipo di concezione c'è della morte. È chiaro che il concetto di morte implica necessariamente, dialetticamente, il concetto di vita. Già Solone diede questa risposta a Creso, che gli chiedeva dove sta la felicità, in quella risposta così enigmatica ancora oggi, tanto che qualche filologo ha pensato che ci sia stata una caduta di testo, quando dice: il senso lo si scoprirà dalla morte. Come, il senso della vita lo si scopre dalla morte? La risposta filosofica di Solone. Quindi c'è dietro un concetto della vita, c'è dietro un concetto dell'aldilà. Si sopravvive, c'è qualcosa di là, finisce tutto. E se c'è qualcosa di là, che cos'è? È un premio? È un dono gratuito? È una punizione? È un premio per i giusti? Una punizione per gli ingiusti? Quante cose dietro questa concezione convergono sul concetto della morte? Ora, che cosa ha fatto Ravaglio e l'amico Bonetti? Hanno scelto una di queste espressioni. Qualcuno potrebbe scegliere anche i discorsi funebri fatti nell'Ottocento, ci sono raccolte. Va a leggersi tutti i discorsi funebri e vedi che il tipo di concezione nelle celebrazioni funerarie venivano esposte. Hanno scelto una di queste fonti, e che è quella di questi epitaffi che dai primi dell'Ottocento sino agli anni 50 sono ancora là dove sono ancora
nei cimiteri loro hanno fatto la scelta, perché una scelta occorreva farla, della Valle Brembana, della Valle Imania e della Valle San Martino. È questa la fonte che hanno scelto. È fondamentale sempre in una ricerca storica partire da un'ipotesi, la concezione della morte che io vedo espressa in una determinata società, in un determinato tempo, scegliere la fonte che ritieni più plausibile, più opportuna per raggiungere il tuo obiettivo e su quella poi lavorare scientificamente. Cosa intendo per scientificamente? Intendo applicare un metodo corretto di analisi. Loro hanno percorso queste tre valli e hanno fatto sopralluoghi a 156 cimiteri. 10 anni di lavoro. Poi chiederò qualcosa, qualche aneddoto, perché io dirò che quando li avranno visti chini su queste tombe a continuare a scrivere, qualcuno avrà pur detto: ma cosa scrivono quelli lì? Cioè, però sono passati in 88 comuni, perché molti comuni hanno diverse parrocchie, ogni parrocchia ha il suo cimitero. Hanno trascritto epitaffi di 3.288 lapidi, per un totale di 5.381 defunti. Qual è stato il risultato? Di avere raccolti in maniera sistematica questi epitafi, ordinati in maniera topografica di comuni e poi averli elaborati. E qui l'uso del computer deve per forza essere entrato nella ricerca. Epitafi per bambini, perché c'è una concezione del morire del bambino diverso. Epitafi per i soldati, epitafi per la giovane sposa, epitafi per il maestro della scuola, epitafi per il parroco, cioè per categorie sociali che rivelano ciascuna un modo di intendere la morte. E questa è la grande introduzione che loro fanno precedere al catalogo. Questo catalogo non è che uno debba leggerlo, è impossibile, ve lo dico già. Non si legge un catalogo per intero, ma neanche un catalogo di una mostra. Uno si mette a leggere dal primo quadro all'ultimo. L'introduzione è fondamentale, perché è quella che ti dà tutta l'indicazione della ricerca, che ti dà l'elaborazione dei dati. Il catalogo serve per la esemplificazione, per vedere, ah, ecco, in questo modo ti rimanda a un epitafio, questo mi dice la pienezza di senso di quell'elaborazione. La ricerca di Ravaglio non nasce così, come un fungo, come non cade come un qualcosa di inaspettato. Viene dopo una scelta di ricerca storica, storiografica, che ha fatto della morte il centro tematico delle sue ricerche, vista sotto i vari punti di vista, iconografico, cioè come la morte è stata rappresentata nelle chiese, negli affreschi, il macabro. Le danze macabre, ha fatto i primi studi sulla danza macabra di Crusone, ma anche ha organizzato convegni su questo tema, come altre culture vedono e sentono la morte. Quindi io non sto a leggervi diciamo tutta la sua bibliografia, direi che se chi vorrà approfondire è uno soprattutto i testi fondamentali in questo suo percorso di ricerca. Uscì nel 1995, guarda caso è l'anno, prima o dopo, è l'anno dopo dell'avvio della peregrinazione per i cimiteri dalla Valle Brembana e dalla Valle Imana. Uscì nel 1995 a Bergamo col titolo "Di questa falce nessuno sfugge, parole, riti e immagini della morte", in gran parte condotto qui nel Bergamasco. Io adesso lascio la parola a lui, ho pensato di parlare meno, ho già parlato di più, ma adesso sentiamo proprio lui come invece questa ricerca, i risultati soprattutto a cui lo ha condotto.
e la soddisfazione che ne ha tratto. Bene. Grazie Orazio. Bene, buonasera a tutti. Iniziamo quindi. O tu, anzi, iniziamo con quella precedente. O tu che leggi ricorda, abbiamo deciso di intitolarlo così. O tu che leggi l'abbiamo tratto da una lapide di Poscante e abbiamo deciso di utilizzarlo perché O tu che leggi è Dante, Inferno 22, tra i barattieri, tra i demoni dei Malabranche. Perché abbiamo voluto utilizzare questo testo? Perché effettivamente la morte, così come la concepite in questo libro, ma come concepite in questi cimiteri, è un fatto letterario. E man mano appunto verso le diapositive si susseguiranno vedrò di farmi capire bene. Allora, come appunto accennava Orazio, la ricerca si è svolta tra l'Adda e il Brembo, quindi la Valle Brembana, la Valle Imagno, la Valle San Martino, l'isola Bergamasca e la sponda sinistra del Brembo. Su questa diapositiva appunto ho segnalato le quantità. Quindi 372 lapidi vengono dalla sponda sinistra del Brembo, la Val Brembana è quella che ci sono stati accertati il maggior numero di lapidi, 1124, 730 in Val Imagna, 323 in Val San Martino, 739 nell'isola Bergamasca. Nell'altro grafico invece si vedono gli anni. 119 lapidi sono senza segni anagrafici. Ma diciamo che il periodo d'oro dell'epitafio va dal 1820 a circa il 1950, quindi sono circa un secolo e qualche decennio ancora. Il picco massimo lo si ha nei primi anni del Novecento, teniamo presente che è anche il periodo in cui c'è stata l'alfabetizzazione di massa, in cui il programma dell'Italia Unita di alfabetizzare tutti i propri cittadini, meno male, si è realizzato e quindi anche questo sta a significare appunto la fortuna. C'è un picco discendente dopo il 1945 fino a che per tutti gli anni 50, 60, 70, come appunto accennava il dottor Rabi, gli epitafi scompaiono, cioè questa teoria niconica di loculi bianchi, un po' calvinista, e soltanto con gli estremi anagrafici, nome, cognome, data di nascita, data di morte. Scompare tutto, probabilmente scompare tutto per tanti motivi, come al solito non ce n'è uno soltanto, ma forse il principale è stata la Seconda Guerra Mondiale, 55 milioni di morti, un'ecatombe globale, il fungo atomico, le campi di concentramento, per cui ha relativizzato veramente anche le perdite dal villaggio, io credo. Oltre al fatto che negli anni 50 si avvia una grande trasformazione sociale, demografica, e quindi probabilmente le cose cambiano. Ma attualmente le cose, come vedremo alla fine, stanno ancora cambiando, come è giusto che sia. Allora, innanzitutto cos'è un epitafio? Un epitafio è uno scritto che consegna al visitatore il ricordo del defunto, gli estremi della sua vicenda terrena, un'essenziale biografia morale. Come diceva Giovanni Bressani, il progenitore degli epigrafisti orobici del XV secolo, questi epitafi sono ete perenni, almeno finché durano. E nella quasi totalità di questi epitafi il componimento è etero-commemorativo. Il narratore è onnisciente e di solito appartiene alla famiglia. Presenta e illustra in terza persona il compendio biografico e le virtù del defunto. Esistono tuttavia un discreto numero scritture pseudo-autocommemorative in cui il defunto figura come emittente fittizio, chiede suffragi e superstiti, assicura e conforta i sopravvissuti e li consola della sua perdita. Sul piano del montaggio, l'epitafio presenta una struttura abbastanza ripetitiva. È introdotto da una dedica in cui il sopravvissuto attesta il proprio dolore. Dice al morto, dice al defunto che soffre, che ricorda e che prega e che visita la sua tomba. Quindi lo assicura, rassicura anche il defunto.
Solitamente poi l'enunciato procede con il ritratto del defunto. Di solito in questo ritratto, concentrato in qualche versicolo, il ritratto si divide in tre momenti: in vita, il ritratto in vita, quando cioè viene delineato appunto questo riassunto, questo compendio biografico, ma soprattutto un compendio morale dei suoi giorni. C'è un ritratto in morte, tratteggia le cause e i modi del morire. E molto spesso c'è anche un ritratto nell'aldilà, cioè il defunto si trova ormai nella beatitudine, la luce, nel cielo, in tanti luoghi, insomma, che anche questo avremo occasione di vedere. Dopo il ritratto del defunto c'è solitamente l'invocazione a Dio perché usi clemenza. Spesso c'è un'invocazione al defunto perché ormai raggiunto il paradiso preghi e interceda per i sopravvissuti, quindi il defunto è già stato glorificato, è già santo. E molto spesso anche un'invocazione ai vivi perché suffragano il trapassato. Era convinzione che, appunto, siccome nessuno di noi è totalmente buono e nemmeno totalmente cattivo in fondo, la gran parte dei defunti dovesse trascorrere un periodo più o meno lungo nel purgatorio, e questo periodo sarebbe stato alleggerito, abbreviato dal suffragio dei vivi. Da qui appunto quest'ansia di colletta, questa colletta di suffragi richiesti ai parenti, ma anche agli amici, ai passanti. E come dicevo, talvolta l'epitafio è in prima persona, il defunto presenta se stesso. Allora, de mortuis nil nisi bonum, cioè dei morti non si può dire che bene, e questo introduce appunto il fatto che questi epitafi siano sostanzialmente tutti laudativi, no? Presentino soltanto gli aspetti positivi del defunto. Ma in fondo che cosa rappresenta? Cioè, se noi prendiamo un solo epitafio, evidentemente, non so, con un termine così molto popolare, possiamo dire è ruffiano, perché vuol fare apparire un morto, un santo. In realtà per avere un quadro generale bisogna leggerne tanti, bisogna vederne tanti. Perché allora ci accorgiamo che non è quell'uomo, quella donna che sono stati fedeli, hanno avuto grande fede, ma è l'intera comunità che si presenta, cioè c'è la massa della comunità, tutta questa comunità presenta se stessa, presenta i propri valori. Il defunto, fedele, lavoratore, buon padre, buona madre, è il valore che ha sostenuto questa comunità, a cui loro in qualche maniera hanno cercato di uniformarsi, hanno cercato di conseguire questi valori. E quindi diciamo che è un paradigma etico per le generazioni future. Chi leggerà quegli epitafi, chi leggerà quella felice repubblica conservata in quel cimitero, in effetti legge quei valori che hanno sostenuto quella comunità, a cui hanno cercato di tener fede. Questi cimiteri possiamo paragonare a degli archivi epigrafici, di una storia sostanzialmente di breve respiro. Rappresentano il quadro di una vita comune e delle persone che l'hanno popolata. E sostanzialmente, voglio ripetermi, è una società auspicata, una felice repubblica, ma una società auspicata, con gli ideali che informarono appunto gli attori che la agirono. Ancora, dai morti non si può dire che bene. E in realtà l'epoca d'oro dell'epitafio, come abbiamo visto, è tra la fine dell'Ottocento e l'inizio dell'Ottocento, ma è inizio del Novecento. Ma non tutti, soprattutto i letterati, sono stati di questa opinione. Allora, questo è un epitafio non bergamasco, è una novella di Guy de Maupassant, La morte, dove il protagonista si trova nottetempo in questo cimitero, viene sorpreso dalla notte, si addormenta, insomma, e a mezzanotte si sveglia perché c'è un rumore di lastre tombali che si alzano, e terrorizzato
vede senza essere veduto e vede uno scheletro che appunto emerge dall'asta tombale e con il dito riscrive il proprio epitafio. Il proprio epitafio diceva: qui riposa Jacques Levin, deceduto in età di anni 51, amava la famiglia, buono, onesto, morì nella Pasqua del Signore. Con la falange scheletrica riscrive, ristabilisce la verità. Qui riposa Jacques Levin, deceduto in anni 51, questo era vero. Con cattiveria affrettò la morte del padre, del quale desiderava evitare, tormentò la moglie, i figli, imbrogliò i vicini, rubò quanto gli fu possibile, morì miserabile. E anche Italo Svevo, quando sbaglia il funerale del cognato, si ritrova in questo cimitero, legge le lapidi e dice: beh, in questo paese nessuno ha mai peccato. E anche Carducci, anche Giosuè Carducci, in un intervento del 1882, chiama questo nuovo genere letterario righettine, e dice che è una cattiveria nei confronti del morto scrivere tutte quelle cose. Quindi, non tutti, cioè, ovviamente io non ho gli strumenti per confrontarmi e per controbattere le tesi di De Maupassant o di Svevo o di Carducci. Comunque, ecco, ha dato fastidio a molti puristi questo modo di scrivere, ma come dico, non è un epitafio che noi dobbiamo considerare, ma è la massa. L'intento letterario, innanzitutto questi cimiteri, o meno questo periodo della morte, quello che va appunto tra la fine dell'Ottocento, che occupa questo secolo, è un'esperienza estremamente letteraria, essenzialmente letteraria. Tasso, appunto, parlando della tomba di suo padre, che peraltro non trovava, non sapeva bene dove era, dice che a quei tempi, insomma, si è soliti realizzare una tomba di prosa adorna o di leggiadri carni. È appunto quello che compare anche nei nostri cimiteri. Nell'Ottocento ci sono molti letterati, tra cui anche Piero Giordano, il corrispondente di Leopardi, che danno avvio un po' a questa ripresa, no? Perché l'epitafio è sempre stato presente, insomma, anche nel mondo classico, nel mondo rinascimentale, ma c'è la novità è che viene applicato al popolo, a gente che solitamente veniva inumata in fosse comuni e da cui ricordo, e si perdeva il ricordo, almeno si perdeva il ricordo alla prima generazione. In questo modo, non so, come questo Giovanni Battista Bettazzoli, contadino, padre affettuosissimo, morto nel 1907, il ricordo si conserva ancora. Quindi la novità è che l'epitafio viene esteso a una massa di persone che precedentemente era totalmente esclusa da questo ricordo pietrificato, marmorizzato e quindi destinato a superare il ricordo della cerchia familiare. E appunto gli epigrafisti ottocenteschi ravvisavano nella chiarezza, semplicità, breviloquenza del dettato l'efficacia comunicativa dell'epitafio. In sostanza, cosa dicono? L'epitafio deve insegnare commuovendo e persuadendo suscitarne la figlia. Pertanto siamo sul piano della retorica, sul terreno della retorica. Infatti questi epitafi hanno un altissimo livello di letterarietà. Non so se ci sarà tempo di accennare, ma sono pieni di errori ortografici, ma questo non significa che non siano letterari, cioè il livello scelto è un livello molto alto. Poi probabilmente lo scalpellino e la piccina non sempre riusciva a tradurre esattamente il manoscritto del parroco, del notaio, insomma, di chi componeva l'epitafio, quindi introduceva, diciamo, ci restituisce le conoscenze. Tante o poche che fossero. E quindi appunto è un livello letterario molto alto, che in fondo corrisponde al cerimoniale funebre, che è un cerimoniale composto da gesti estremamente solenni. Alcuni esempi, non li leggiamo tutti, se no non ci arriviamo più. Solitamente un epitafio composto da versicoli, e ogni versicolo
contiene un concetto, non ha una quantità sillabica costante, regolare come la poesia. Tuttavia ci sono alcuni esempi in cui chi ha scritto l'epitafio ha voluto seguire quantità sillabiche costanti, no? Senari, per esempio, fra gli angeli in cielo, vasto diletti, tesoro lasciando di vivi di affetti, o settenari uniti nella vita, congiunti nella morte, angelo tra gli angeli nel pianto lasci tuoi. Altri versi con una quantità sillabica costante li troviamo come ottonari, dalla trincea insidiosa all'officina sonante, la tua vita fu canto di fedeltà alla patria. Anche in decasillabi, se fu vano ogni cura per camparti, requie non fiavam per incelarti. Incelarti è un termine dantesco, tra l'altro. Piccarda Donati, se non ricordo male. Pochi sono gli epitaffi in rima, però esistono, ci sono. Padre, marito affettuoso, retto, serio, laborioso. Buon per te che fosti figlio a Cristo, onde puoi sperare nel sumo acquisto. Madre pia caritatevole, di cuor semplice e benevole. Abbiamo anche rime interne, ma la madre virtuosa e pia, martire Maria. Dopo lungo certame, vinta da crudo male, ecco, questa è un'assonanza, ma anche consonanze, visse silente, umile, edificante. Sempre gli epigrafisti raccomandavano che lo scritto fosse ben colorito. E le parole dovevano essere collocate in modo da procacciare melodia. Leggendo doveva essere una melodia, doveva essere letto bene, insomma, doveva essere gradevole la lettura. E quindi troviamo anche molte allitterazioni che in poesia sono quelle che appunto rendono scorrevole, piacevole la lettura. Questi sono alcuni esempi, un modo particolare l'ultimo, memore, l'amante, moglie dell'ottimo esemplare marito morto. Quindi proprio questa allitterazione sulla M che conduce il lettore, conduce, accarezza insomma la lettura. E poi sono le scelte lessicali. Madre e padre sono citati rispettivamente 438 e 340 volte, mentre quello che tutti diciamo, abbiamo detto, abbiamo avuto la fortuna di dire, mamma e papà soltanto 60-18 volte. Perché questo? Perché la quotidianità si preferisce alla solennità. E quindi madre e padre sono forme nobili, mentre invece mamma e papà sono forme familiari, affettive. E la morte è una cosa solenne e anche il linguaggio deve essere utilizzato di conseguenza. Non si dice nonno, ma si dice avo, si preferisce avo. La matrona, classicheggiante. Oppure latinismi, preclaro, redimita, circondata, anche questo è dantesco, no? Seconda corona redimita. S'addormiva, si addormentò, anche questo petrarchesco, questo dall'orchi mi addormiva in fasce, parvoli, anziché bambini, sempre dal purgatorio. Altre scelte lessicali, lustro anziché 5 anni, quindi morì otti lustre il maestro comunale, vuol dire che ha fatto il maestro comunale per 40 anni, ma per 40 anni sembrava fosse troppo banale. L'amplesso di Dio, la ricordanza, la rimembranza, l'ambascia e il duolo, un manzoniano superstiti orbati di tanto spiro, arra in luogo di pegno, di testimonianza, quindi una scelta lessicale veramente alta. E poi abbiamo strutture retoriche facilmente riscontrabili, la prosopopea, quindi il personaggio, il defunto che parla in prima persona, l'apostrofe, ci si rivolge al defunto, Adele dal cielo, mi regni beata, prega per i tuoi. Un dialogismo, qui un emittente sconosciuto, probabilmente la morte stessa, lo spirito della morte, che invita tutti voi che in sacro e pio pellegrinaggio verrete in questo camposanto di morte e di aspettazione, pregate pietosi per le anime redente dalla morte di Cristo. Ancora nella scrittura formule in parallelismo, dittologie come sposa madre, marito e padre, buona e fedel moglie, donna di alti sensi, di profonda cultura, reduplicazioni, donna caritatevole e pia, moglie e madre affettuosissima,
quindi una scelta proprio anche nella composizione sintattica estremamente calibrata, estremamente calcolata. Figure per ordinem, l'anastrofe per esempio, tu che padre sollievo e sostegno la mia vita esser dovevi, l'iperbato di umiltà, pietà e rassegnazione in Dio, esimia, il chiasmo, eletta d'ingegno, di cuore autorevole. E possiamo continuare. Figure di parola, figure di locuzione, l'anafora, premio alla sua verace per la bontà, premio alla sua fede sincera e costante, nella fede visse, nella fede soffrì, nella fede compì la sua giornata. Climax, ecco, ci sono climax molto, molto belli come questo, lasciava il marito, tre orfani, la famiglia, il mondo, soldato dell'Italia, combatté, fu ferito, fu decorato. Conforta la sposa, guida il tuo angioletto, calma la pena i tuoi cari. E si potrebbe, come dico, continuare all'infinito quasi, similitudini, pari a colomba dall'azzurro scese, sinestesia, ceneri acerbe, fredda spoglia, ossimori, questo soggiorno di morte, antitesi, queste sono molto belle tra l'altro, tra le lacrime dei parenti e il sorriso degli angeli. Immensa gioia, dolore infinito di mamma e papà, lieti di sua gloria, dolenti di sua perdita. Figure semantiche come la metonimia, sudati guadagni, tumulo lacrimato, sineddoche come ossa per corpo, tra l'altro l'ossa, le ossa, rimanda anche a un elemento simbolico, le ossa sono simbolo di immortalità perché ciò di cui resta più a lungo del nostro corpo, hanno una durata maggiore, così come le ceneri è un'altra sineddo che sta invece a indicare la pochezza del nostro corpo, la pochezza e la fragilità della nostra vita, ciò che resta della nostra vita. Sempre tra le strutture retoriche c'è frequente la scelta del superlativo, madre tenerissima, fabbriciere appassionatissimo, donna religiosissima, oppure addirittura i superlativi, gli aggettivi che già di per sé sono superlativi, come anima candidissima, effettivamente più candido del candido, non esiste di fatto candidissima, oppure virtù esemplarissima, più dell'esemplare non esiste, o c'è anche una radicalizzazione dei fatti, per bontà di vita, per grandezza e generosità di cuore, da tutti amato e stimato, da tutti compianto. E in questa letterarietà, in questa scelta letteraria di narrare la morte, abbiamo numerose fonti, citazioni, prestiti, dalla Bibbia innanzitutto, da Giobbe è molto saccheggiato, parlando di bambini morti in giovane età, i genitori spesso dicono il Signore ce li aveva dati, il Signore ce li ha tolti, sia fatta la sua volontà. O di un uomo giusto, si dice sempre con Giobbe, che fu retto, semplice, timorato da Dio e alieno dal male. O di una morte giovane, con Isaia, si dice quante volte al mondo, quando la tela si ordisce, il Dio la taglia. Dalla letteratura italiana il più citato è ovviamente Foscolo, con i suoi sepolcri. Raramente però in senso letterario. Soprattutto con adattamenti molto audaci e originali, tipo all'ombra della croce di Cristo, confortato dalle preghiere, dal pianto interminabile dei suoi figli, all'ombra tetra dei sepolcri palpitanti di desio di gloria eterna, oppure con la chiusa dei sepolcri, sia sacro e lagrimato il suo sangue in terra, eterno premio abbia in cielo il suo nobile sacrificio. Dante è molto rappresentato, soprattutto quando si parla dei luoghi in cui questi defunti sono giunti, quindi colà dove si ama e non si piange, e vendi dal martirio a questa pace. Oppure, o tu Signor che volentieri perdoni, Manfredi, no? La bontà di Dio manifestata a Manfredi in punto di morte. Per la morte bambina, ho esperienza oggi piuttosto rara, ma un tempo assai frequente,
Abbiamo una Leardo Learti, vaga zoline linee trasparente al fronte, quasi di cielo incancellato in fronte. O Giovanni Pascoli, forse più famoso, quando sonò la gloria della chiesuola, che scampanio festoso di infinito. L'angelo andava agli angeli, a cui tanto aveva sorriso, tacito, ero mito. Oppure la rabbia di morir giovane, Teobaldo Cicconi, con 20 anni nel cuore, pare un sogno la morte, eppur si muore. Ma al di là di citazioni dirette, proprio di prestiti, abbiamo tantissimi rimandi letterari, figure, stilemi variamente tratti da opere della tradizione, soprattutto romantica, della letteratura romantica, anche se quelli che ho portato effettivamente sono quelli di Petrarca e Boccaccio. Amare amarissime lacrime e Petrarca, piovonmi amare lacrime dal viso, duolo senza conforto e Boccaccio, angeliche forme ancora Petrarca, angelici costumi Petrarca, animo cuore gentile, vabbè in questo caso c'è un po' l'imbarazzo della scelta perché sono stilemi tipicamente stilnovisti. Ancora Fosco, l'eredità d'affetti, so chi non lascia l'eredità d'affetti, poca gioia nell'urna. Sembianze angeliche ancora dal Petrarca, ma anche dal Tasso, l'angelica sembianza e il bel costume. E la vaga pupilla, due pupille vaghe, ma accese con il fiamma vorace, metastasio di quelle vaghe pupille nere, dolci piaghe, fuggir chi può. Paolo Rodi, sono due canzonette del 600. Vergini rose, Gabriello Chiabrera. E frequente anche il Plantus, che è un Plantus, Benedetto Croce diceva che nel suo primo stadio il dolore è follia o quasi, e per proteggersi si ricorreva a moduli mimici letterari tradizionalmente fissati, appunto quello che si chiama il Plantus. Di solito il Plantus è una sorta di maledizione che il vivo fa verso il morto, perché il morto ha sostanzialmente disatteso il patto della vita, no? La moglie che resta sola, me sola, lasciando sulla terra. Chi ci consolerà di averti perduta? Quando ci rivedremo? E oltre a queste citazioni che appunto rimandano ai moduli tipici del Plantus, meno contato, se appunto col computer si fa anche abbastanza veloce, 201 volte sono reiterati termini legati al pianto, pianto infinito di chi resta, quindi proprio una tradizione legata al pianto come sfogo del proprio dolore. Nelle Dramatis Personae, appunto, vediamo i protagonisti di questa vicenda, come ripeto, una vicenda per lo più letteraria. Innanzitutto sono tutti donne e uomini di grande virtù per i motivi che dicevo prima, no? Questa è una repubblica esemplare e sono i valori che questa repubblica ha cercato di vivere. E sono le aggettivazioni, sono quelle che si dicevano prima, esemplare saviezza, straordinaria bontà, uomo saggio, modello di antica probità e saggezza. Naturalmente l'antichità della probità, cioè rimandano sempre a un tempo precedente a quello presente, proprio perché precedente è migliore di quello attuale, quindi l'antica fede, l'antica probità, appunto l'antica fede, donna, uomo, cristiano di antica fede. I riferimenti alla fede religiosa sono pressoché immancabili, è una fede vissuta, praticata, è la testimonianza del valore più alto che ha attraversato, che ha permeato la vita di queste esistenze. È una fede solitamente fervente, ferventissima, fervorosissima, ispirata alle tradizioni familiari e confessata con la forza dei padri, con la forza antica dei padri, appunto credente con l'antica fede dei padri. Perno di tutto questo è la famiglia. Adesso prima abbiamo citato, sono 3.288 lapidi per 5.000 defunti e 1.113 di questi sono lapidi multiple, riassuntive di vicende familiari. Cosa ci dice questo fatto?
ci dice che la famiglia è il perno della società, quantomeno. In quell'epoca era vissuta come il perno della società. È il simbolo dell'ordine, dell'armonia, della costumatezza, è dove si apprende il senso dell'onestà, dell'operosità. Ecco, traggo tutte queste indicazioni appunto riassumendo un po' i vari epitafi. Soprattutto il matrimonio è un matrimonio che supera l'esperienza terrena e si eterna nell'aldilà, oppure si eterna nell'attesa della risurrezione, dopo 21 anni, congiunta all'amato consorte nella morte e nella speranza. Sposi esemplari, dopo 40 anni di separazione, sono riuniti in cielo. Quindi il matrimonio è il perno, insomma, di tutta la nostra società, e ciò che è congiunto in vita non sarà disgiunto in morte. La morte bambina, come dicevo, un'esperienza oggi, grazie a Dio, piuttosto rara, ma un tempo estremamente frequente. Ricordiamo che siamo anche in un'epoca romantica o post-romantica, in cui l'attenzione alle vicende quotidiane, l'attenzione ai sentimenti della quotidianità sono molto forti. Compaiono le prime morti bambine anche nella grande poesia, per esempio la Silvia Leopardiana, combattuta da Chiuso Morbo, combattuta e vinta, oppure la Pargoletta Mano di Dante Carducci, no? Non è più protesa verso il verde melograno dai bei vermigli fiori. E allora anche i bambini, che nel Medioevo, nell'età moderna, la cui morte nel Medioevo, nell'età moderna, non era granché tenuto in considerazione, era un fatto quotidiano, normale, nell'Ottocento cominciano a essere sottolineate queste morti, no? E sottolineate con aggettivazioni, con piuttosto, come dire, molto tenere. Innanzitutto un bambino non deve dimostrare nulla, non è come una persona adulta che deve aver dimostrato di essere stato un gran lavoratore, un buon padre, un uomo saggio, un uomo... Il bambino è già di per sé, non recita nulla, ma è di per sé la testimonianza, è la tangibile evidenza del primigenio stato di purezza. È la purezza in persona, per cui appunto non lo si presenta per quello che è stato, ma lo si presenta attraverso metafore. Un bambino è una timida stella che brilla e si spegne, è un angioletto soprattutto, è una gemma rigogliosa, oppure lo si descrive attraverso colori, aveva d'oro i crini della chioma e rosa le guance, di giglio il resto, è un fiore sbocciato sulla terra e trapiantato in cielo. Solo una metafora lo può descrivere. Ecco, questo che vi presento è Siamo sforzatica, è una cosa un po' particolare. È una prosopopea in cui il piccolo defunto, anzi la piccola defunta, Marisa, è approdata in cielo, felice, in una dimensione di eterna felicità. Non tradisce alcun rimpianto per la vita e anzi consola il padre e la madre dal loro eterno pianto. È in realtà una poesia, è una poesia di Giovanni Regnier, che fu anche vescovo di Belluno, che scrisse per l'amico Antonio Viglioli in occasione della morte di sua figlia Caterina. La poesia poi comparve in una raccolta di epigrafi, curata dallo stesso Antonio Viglioli, che era appunto un epigrafista, nel 1840. Questo monumento funebre di Sforzatica del 1949. Il libricino comparve a Casale Monferrato presso un tipografo locale. È un esempio di come queste poesie consolatorie che venivano scritte anche nell'Ottocento venga poi trasferito, lo troviamo poi oltre un secolo successivo in una contrada bergamasca. Niente, sempre nella lettura di questi epitafi troviamo appunto la società che spiega se stessa, no? Che si dispiega, agricoltori, operai, notai, questo siamo a Crespidadda, villaggio operaio, e questa è la tomba di un operaio con gli strumenti del mestiere. In un'epoca di grande trasformazione del sistema di produzione del lavoro, non mancano anche accenni ai capitani d'industria, Domenico Bazzoni, che creò la prima meccanica di filatura di lino d'Italia a Cavalier Girolamo Volpi, che invece innalzò in Lovere l'industria siderurgica italiana, quindi
i grandi capitani di fine 800. E poi c'è la donna, questa abbiamo sempre parlato di uomini, in effetti la donna, al di là del suo aspetto domestico, di massaia, di madre, di moglie, compare, certo che compare la metà di queste, il mondo è fatto da metà di uomini e metà di donne, però diciamo che come aspetto pubblico, come riconoscimento pubblico, la vediamo soltanto come madre e moglie, essenzialmente. Poche altre citazioni, come domestica, per esempio, come levatrice, anche questo è un'introduzione dell'Italia Unita, che appunto introduce ogni 15.000 abitanti una levatrice. Forse la donna più particolare incontrata in questo corpus epigrafico è Lina Appendin, Italia Lina Appendin, genovese, cantante lirica, soprano, di voce maestra, diletto sentire, interprete ammirevole dei nostri sommi, conosciuta da un mercante di locate bergamasco, tal Giuseppe Bravi, e sposata, e quindi è morta, nata a Genova e morta a locate bergamasco. Facendo un po' di ricerca, diciamo che ha avuto all'inizio del Novecento il suo momento di gloria. Era un soprano abbastanza conosciuto. L'insegnante comunale è un altro personaggio che compare, cioè ben rappresentato da questi epitaffi, no? È l'unico mestiere fondamentalmente di rilevanza pubblica che uomo e donna equamente condividono. Sono le figure attorno a cui ruotava nel secondo 800 appunto il programma nazionale di alfabetizzazione da una parte e di educazione dall'altra, no? Cioè emancipare le masse popolari dal municipalismo, no? Congenito in Italia, e creando di esso una nuova coscienza, in esso una nuova coscienza civile, la consapevolezza e l'orgoglio di appartenere all'Italia Unita, insomma di fare gli italiani come erano i voti di Cesare D'Azeglio. Ecco, medico, anche qua, medico è molto ben rappresentato e di lui si dicono questi valori, innanzitutto il medico degli umili, il medico, sappiamo, il medico condotto viene introdotto dopo il 1861, prima non esisteva, e quindi è l'immagine del medico che guarisce, comunque un'immagine molto, molto presente nel corpus. Il medico degli umili, nell'arte medica esercitata per 49 anni con dottrina e solerzia, e così. Il sindaco, anche il sindaco copre sempre questo ruolo con amore e probità, con probità amministrativa, con saggezza, con attenta e scrupolosa diligenza, promosso in civile incremento. Ricordiamo che siamo anche nell'epoca del positivismo, e quindi insomma il civile incremento era un argomento molto sentito. Troviamo gli emigranti, morti lontani, quindi queste sono sostanzialmente lapidi simboliche, in questo caso questo Curtinovis Luigi, morto a Nova Haven, nel Nord America, penso che sia New Haven naturalmente, questo ci restituisce anche la consapevolezza linguistica dell'epoca. È caratteristico questo epitafio perché ricorda un po' la leggenda di Samarcanda, che poi è una leggenda che risale al Talmud, quando cioè si sfugge ad un pericolo grandissimo e poi invece si muore ugualmente quando il momento, quando è la nostra ora. Fu colpito ed ostinato malore, anzi qui si dice che dopo aver combattuto nella, forse non è questo, mi sto sbagliando, scusate, dopo aver servito nell'immane guerra, a soli 25 anni fu rapito da ostinato malore. È un po' proprio la leggenda di Samarcanda, il soldato che fugge dal campo di battaglia, che fugge la morte, ma la trova banalmente in un'altra circostanza. Appunto i soldati. Nel corpus epigrafico sono rappresentate un po' tutte le guerre dell'Italia Unita, dalle guerre
dal 1800, insomma, dalla guerra di indipendenza alle guerre coloniali, alla prima e alla seconda guerra mondiale. Naturalmente i soldati sono, come sappiamo, sono un po' l'emblema, no, della nuova Italia, quindi di questa nuova gioventù generosa che dà il proprio sangue per la grandezza dell'Italia. Queste sono, diede col sangue alla patria, cioè generoso tributo, cadendo da prode sulle balze del Trentino. Caduto per la grandezza della patria, per la giustizia, per la grandezza. Affermazioni che non corrispondono storicamente proprio al vero, ma che risentono molto della propaganda futurista, della propaganda interventista che asfissò l'Italia nel primo decennio, appunto, del Novecento. Appunto, questi sono soldati della prima guerra mondiale ed è evidente la retorica del patriottismo, no? Questi invece sono soldati della seconda guerra mondiale. Fino almeno alla campagna di Russia i toni sono ancora quelli, enfatici e legati proprio al valore dei giovani, alla fede romana, questo è chiaramente riferito all'ideologia fascista. Sacrificava la sua florida giovinezza, donò la patria alla giovinezza, ricordiamo che giovinezza era l'inno, era uno degli inni dei fascisti, ma dopo il 1943 gli epitafi dei soldati cambiano, questo è molto significativo. Abbandonò questa mota intrisa di sangue per tornare a Cristo, questo del 1945, è un prigioniero in Germania che ritorna in patria, ma non fa tempo ad arrivarci perché muore ai confini di questo fango intriso di sangue. L'ultimo personaggio di questa danza macabra, ma però, ma che non ha quell'ironia beffarda crudele della danza macabra medievale, è il sacerdote. Il sacerdote è un ruolo di primo piano nelle comunità del villaggio. Condensa in sé, racchiude la compiutezza, l'eccellenza, una moralità tersa, un'esistenza buona e giusta, banditore infaticabile della parola divina, non cura ricchezze, non ambì onori. Viene paragonato all'ottimo padre di famiglia, quindi è un padre di numerosa prole puntativa, pastore indimenticabile. Ma un cimitero è anche un trionfo della morte, tutto sommato, no? E si può morire in tanti modi. Solitamente solitamente si presenta sempre la buona morte. La buona morte è la morte preannunciata, quando la malattia dà inconfutabili segni, inequivocabili segni che la vita sta per terminare. E quindi ci si può addormentare nel Signore attorniati da cinque figlioletti. Filippo Ariese, appunto, che ha studiato gli atteggiamenti di fronte alla morte, dice che morire attorniati dai propri era un piacere, era una delle cose più ambite. In questa immagine vediamo questa signora tra due, praticamente sulla sua immagine si apre il sipario dall'altilà. La fotografia è il doppio della sua anima e sta andando verso l'aldilà. Si spegneva nell'amplesso di Dio e dei suoi cari, circondata dai suoi e confortata dai sacramenti. Questa è la buona morte, appunto la morte programmata o prevista. Ma c'è anche la morte improvvisa, e questa è la morte più pericolosa, la morte per colpo apoplettico, per esempio. E questa non si sa esattamente dove sia finita l'anima, perché non ha avuto modo di confessarsi, non ha avuto modo di ricevere l'ultimo viatico. E quindi, insomma, forse è una cautela che il vivo ha per il defunto è spento improvvisamente, non impreparato, d'improvviso ma preparato, preparato nello spirito. Questa è una morte improvvisa, ma veniva considerata proprio una mala morte. La morte è spesso personificata, cioè la morte non è una cosa naturale, è stata introdotta da Dio a causa del peccato e quindi viene personificata con la causa, rapito da tragico, fatale incidente, evento, infortunio, rapito dall'alta tensione, dai gorghi del Brembo, da mano omicida e poi da un'onnipresente falce di Manzoni, no? Che pareggia le erbe del campo e i fiorellini appena in boccio.
Che cos'è in fondo poi la morte? La morte è una chiamata, è un premio, venne da Dio chiamata. La tua vita finì presto perché Dio ti chiamava, ma si può essere chiamati anche dalla voce paterna. E se veniamo chiamati, dove veniamo chiamati? Veniamo chiamati agli eterni tabernacoli, alla celeste mercede, all'eterna primavera del cielo. Ma si viene chiamati, soprattutto i giovani, perché Dio non vuole che ne venisse turbato il suave candore dell'infanzia, quindi per preservarla dalla malizia del mondo. Morire è rinascere, scambiare il proprio status con un altro. Soprattutto per i bambini, scambiare lo stato terreno con quello angelico. E Dio ha voluto un angioletto in più. Si rinasce sotto forma di fiore, è un fiore che viene, fiore profumato che piacque a Dio, che lo portò in paradiso. È un fiore appena sbocciato in terra, ma trapiantato in cielo. Morire e viaggiare. Il viaggio è una salita, è un'ascesa. Ascesa ai gaudi eterni, ascesa a rifulgere nella luce che non tramonta. È un incontro anche, perché in questa ascesa si raggiunge il marito, la sposa, i figli, i suoi, chi ci ha preceduto. Ma una volta giunti nel luogo è anche un'attesa. Si univa alla mamma che l'aspettava in cielo, volava in cielo ad aspettare lo sposo. In questa immagine vediamo una signora di 64 anni sotto, portata a mano angelorum sotto forma di una bambina. L'anima è sempre rappresentata nell'iconografia come una bambina, e questo angelo la trasporta in cielo. Dove si va una volta morti? Nei luoghi del riposo, naturalmente. Com'è lo status del defunto? È un riposo, è un sonno, è la pace. Si può riposare nel sepolcro, in questo sepolcro riposano le spoglie. Si riposa in cielo, in questo caso è già avvenuta la risurrezione ed è già stato stabilito il premio eterno, no? In cielo riposa, in cielo gode un eterno riposo. Comunque la morte è concepita come riposo, come sonno, come pace. Se il cielo, insomma quelle poche cose che abbiamo visto prima, rappresentano il paradiso, mai citato ma sempre sottinteso è il purgatorio. Il purgatorio è appunto la meta in cui tutti credono di... La maggior parte, insomma, dovrebbe essere destinata, proprio perché nessuno è perfetto, nessuno è totalmente cattivo, nessuno è totalmente buono. I superstiti lo sanno, per cui c'è questa ossessione per l'accumulo dei suffragi. All'anima benedetta si valgano le preci dal consorte dei figli. I figli desolati ti affretti nel trionfo, quindi pregate. La preghiera dei suoi cari affretti il gaudio dei santi. Il luogo oltre la morte viene chiamato in vari modi, vabbè, oltre che paradiso, anche la patria, la vera patria è l'aldilà, il paradiso. È un regno celeste, è uno splendore, è un luogo dove disfavilla perpetua luce. Anche disfavillare è un termine dantesco. Ma l'aldilà può essere anche terreno, si sopravvive nel ricordo dei propri cari, le care sembianze rivivono nei soavi ricordi di una vita. Indimenticabile vive nel pensiero dei figli, vive, vivrà nella memoria. Ma vivere nell'aldiqua, l'aldilà terreno, non contraddice ed è compatibilissimo anche con l'aldilà, diciamo, vero e proprio, no? Passava agli eterni riposi, vivendo però nel cuore della consorte. Quindi le due cose non sono incompatibili. Scenografie fondali. Finora abbiamo fatto, per formazione personale, ci siamo soffermati soprattutto sulla parola, ma un cimitero, il testo dell'epitafio è l'insieme di parola e immagine, formano un testo unico. Da partire dalla fine dell'Ottocento sulle lapidi compaiono le riproduzioni fotografiche. La fotografia è il luogo dell'assenza e della presenza, no? È la soglia di due mondi diversi, è lo strumento appunto per il mantenimento della memoria. E negli epitafi c'è questo riferimento alla sembianza che ritorna dall'immagine. Tra scenografie, fondali, motivi iconografici, ci sono gli emblemi del lutto ricorrenti, il salice piangente, no? Che è il
simbolo dell'umore melanconico romantico, e la civetta, che è appunto simbolo della notte, notturna, notturna come la morte, il lutto, la donna che piange sull'arca del defunto. La morte, come dicevo, è riposo, ma è anche veglia. Qui vediamo il piccolo corpicino, insomma, del defunto vegliato dall'angeletto custode, e dall'altra parte sempre una presenza angelica che veglia e protegge il defunto. Si diceva che la morte è rinascita, e gli emblemi rappresentano questo. Qui abbiamo la classica araba fenice, un animale che risorge dalle sue ceneri, e nell'altra vediamo l'immagine del defunto portata in cielo da due angioletti. L'immagine è il doppio della persona, è essenzialmente l'anima. Ricorrenti sono simboli legati alla fede, alla salvezza, l'ancora paolina, no? Nella speranza che proviene da Dio, noi infatti abbiamo come ancora della nostra, noi abbiamo appunto Dio, Gesù, come ancora della nostra vita, salda e sicura, questo punto San Paolo. Oppure l'immagine della fede abbracciata alla croce, no? Emblema del dolore, emblema di vergogna, ma la fede sopravvive e distrugge questa vergogna, insomma, va al di là. Frequenti anche i simboli, gli insegni di status e di mestiere, il sacerdote, solitamente rappresentato dal tricorno, dalla stola e dal libro, dal Vangelo. Quest'altro invece sarà stato sicuramente un muratore, la squadra, il martello, il compasso, il soldato, l'elmetto con le foglie di quercia, la forza, il valore. E l'altro è il caduceo, simbolo di un mercante. La finitezza dell'uomo, frequenti simboli macabri, le ossa, come si diceva prima, le ossa sono il simbolo dell'eternità, è un simbolo ambiguo, rimanda sicuramente alla pochezza di ciò che è l'uomo, di ciò che rimane dell'uomo, ma rimanda anche alla sua eternità. Le ossa sono destinate, sono presenze durevoli. Animali notturni svolazzano frequentemente tra i cimiteri, tra cui questo è il primo piano di quello che vi ho mostrato prima, una civetta. Numerose sono le civette presenti nei cimiteri. Svolazzano anche nella poesia sepolcrale di fine Settecento. Qui in modo particolare volevo mostrare questo. So che sono due particolari, si vede il puntatore da lì, ma purtroppo. Facciamo come si faceva un tempo. Osservate, notate la lucertola? Sì. La lucertola è basso rilievo? Sì. E di qui invece notate una chiocciola? Sono due chicche, nel senso che non sono elementi macabri in senso stretto, ma la chiocciola simboleggia la dissoluzione fisica nella terra, quella cioè che il salmista preconizza per i potenti che tramano iniquità. Passino come la lumaca che si discioglie, è detto nel Salmo. Ma la lumaca, grazie alla forma spirale del guscio, rimanda anche alla evoluzione e al divenire. Nell'altro invece, in questo monumento funebre a Don Giovanni Dolci, c'è appunto la presenza della lucertola. Leonardo da Vinci, in una dei suoi apologhi, scrive questo. Il ramarro, fedele all'uomo, vedendo quello addormentato, combatte con la biscia, e se vede non la poter vincere, corre sopra il volto dell'uomo e lo desta a ciò che essa biscia non offenda l'addormentato uomo. C'è anche, se non sbaglio, in un dipinto di Caravaggio una roba simile. Altri simboli di finitezza, il dio tempo con la falce, la clessidralata, il tempo che se ne va, la farfalla, l'anima con le ali, ma anche con l'uruboro, il serpente, simbolo dell'eternità, il serpente che si mangia la coda. E infine ci sarà il giudizio, rappresentato da questo occhio raggiato di Dio.
Avviandomi un po' alla fine, l'ultima, nell'introduzione, il dottor Bravi diceva appunto che anche le immagini, le parole della morte vanno modificandosi, no, in dialettica con la vita e quindi con il mutamento anche della nostra concezione della vita. E queste sono le immagini che compaiono sulle lapide contemporanee, non so, forse il rabbaglio fra 30 anni, di qui a 30 anni, dovrà fare i conti con questo, che ha effettivamente un po' del kitsch, no? La nostra società è essenzialmente fondata sull'immagine, e ciò che era la parola un tempo sta diventando immagine ora. Possiamo immaginare che questo per punto fosse, mi dicono che questa sia una beccaccia e il cane la sta guardando, l'altro immaginiamo che fosse un pescatore, questa trota presa all'ama, ancora l'altro era un cacciatore con i cani che inseguono la povera lepre. E vabbè, ovviamente ci sarebbero altre cose da dire, ma il tempo è finito, 47 minuti sono già fin troppi, e vi ringrazio per questo, per la vostra pazienza. Grazie. Grazie per questa disamina così particolare. Fra l'altro, avrete notato quando è entrato in tutta l'analisi retorica, gli dicevo qualche giorno fa che quelle 20 pagine, anche per uno che non si interessa di epitafi sepolcrali, le può estrapolare e tenere come un manualetto di retorica, perché fa passare tutte le figure retoriche e dà sempre un esempio, quindi anche questo aiuto. Avevamo concordato due domande, una gliela faccio che non era concordata. Quindi, stai attento. Sì? Sì, dica, sì, dopo anche lei può fare domanda. Una è questa. Quando io penso al piccolo cimitero del mio villaggio, dove ho i miei bisnonni, i miei nonni, anche i miei genitori hanno voluto andare lì, allora ho ben presente il vialetto centrale che porta alla cappella, e su questo vialetto ci sono i lapidi, i cippi cuspidati, con gli angioletti, con le croci, sino a terminare all'ultima, che è quella dei miei bisnonni, che è molto più alta, una croce molto più alta e così via, che era allora una famiglia la più ragguardevole del villaggio. Commerciavano cavalli, poi sono andati in disgrazia quando sono arrivati le automobili, hanno creduto di continuare ancora a fare cavalli, ecco perché io non ho la patente, non ho automobile. Gli amici sanno tutto questo. Ora, la mia domanda è questa. La sensazione che io ho sempre avuto, che ho tuttora, quando entro nel cimitero del mio villaggio, che si sia un po' riprodotto nel cimitero la realtà sociale del villaggio. Perché sono la famiglia Nicoli, Perotti, i gatti, i Zanoni, i cugini, in cima, cioè, che sono le famiglie che hanno le più belle lapidi con gli epitafi, e che mi riproducono la realtà del paese, che i commercianti, non so, quindi... Sì, sicuramente è così, anche non solo cappelle funebri, ma anche la qualità della materia, la qualità della pietra è facilmente visibile, no? La qualità maggiore, la qualità minore. Quindi anche l'epitafio è figlio un po' di questo, cioè... Aspetta, cos'è che diceva Vladimir Yankelevich, la morte, insomma, è l'uguaglianza degli ineguali, ma la morte non contraddice l'ineguaglianza terrena. No, dico questo perché in altri contesti culturali con i quali esordivo all'inizio, no? Penso ad esempio a chi è andato ancora in Alto Adige e ha visto questi bellissimi cimiteri con quelle croci nere sbalzate, senza immagini, tutte uguali. Quando uno svedese entra in un cimitero italiano resta impressionato da tutta questa varietà di tombe. Qui non è abituato, quindi non c'è dietro forse anche qui, dico sottovoce, un'idea di spettacolarizzazione che continua anche nel cimitero come si è vissuto fuori. Cioè, ecco perché dicevo che anche la morte comunque ha dietro sempre una concezione di qualcosa. Sì, sicuramente. L'altra domanda invece era concordata, ma devi rispondere. Dove nasce questo interesse 30 anni fa per queste cose? Cioè...
quando ero ancora più giovane a queste cose non ci si pensava, adesso magari. No, vabbè, l'interesse è ovviamente legato a un principale interesse mio, che è quello del meraviglioso, che è quello dell'immaginario, cosa uno immagina, non soltanto per la morte, cosa immagina in generale sulle leggende. Due giorni fa che abbiamo fatto una presentazione del coccodrillo di Ponte Nossa, quindi essenzialmente l'interesse è l'immaginario. E poi l'altro grosso interesse che sempre ho avuto sono per le rappresentazioni collettive, le ritualità collettive. La mia tesi di laurea era sulla processione del Venerdì Santo e da lì sono partito dalla ritualità collettiva. E poi ecco, un altro grande interesse che ho avuto è per la microstoria, le microstorie di ogni giorno. Non ho mai avuto grossi interessi per la grande storia, le grandi evoluzioni. Sì, certo, dal punto di vista professionale le devo conoscere, ma il mio interesse invece è sulla storia di ogni giorno, sull'espressione quotidiana. E il cimitero rappresenta proprio questo, una grande espressione collettiva, popolare, un grande archivio composto da persone che non hanno fatto la storia, pochi di questi hanno fatto la storia, tra cui Bortolo Belotti, un paio di cardinali, il cardinale Agliardi, il cardinale Cavagnis, ma poca roba, pochissime persone. Su 5.700 defunti, appunto, possiamo forse citarne 20 che hanno incrociato la grande storia, gli altri assolutamente sono anonimi. Però sono quelli che comunque hanno fatto la nostra storia, cioè la storia, la grande storia è un'astrazione, l'ho sempre ritenuta un'astrazione. E quello in cui noi viviamo è quello che mi ha sempre maggiormente interessato. E quindi è questo che ho incrociato. Poi ecco, il mio senso del meraviglioso, l'aldilà, le apparizioni, i fantasmi, ecco, quello è un piacere personale. C'era una domanda? Sì, volevo. Allora, le faccio una domanda e poi faccio due riflessioni, sì, che sono appuntato mentre lei parlava. Innanzitutto voglio ringraziare il relatore per questo interesse suo personale che condivide. Cioè, io non ho degli interessi specifici come lei, cioè il mio interesse magari è più sull'immagine che sulla parte letteraria, però è riuscito a affascinarmi, devo ammettere. Cioè, io posso, apprezzo l'immagine che è dietro a tutto questo, alla morte in questo caso. Il fondale del cimitero. Il fondale. La domanda specifica, forse mi sembra di aver colto un paio d'accenni mentre lei parlava, ma gliela voglio fare specifica. Parliamo, non so, si va dal cimitero di Poscante al cimitero di Mapello, dove ci sono queste epigrafi che lei ha analizzato dal punto di vista linguistico molto in maniera approfondita. Dove venivano prese queste epigrafi da Poscante a Mapello? Lei prima mi sembra di aver sentito nominato, non so, il notaio o il prete, oppure c'erano delle raccolte di epigrafi. Lo scalpellino della Valle Imania, allora, la persona singola che mi muore il congiunto, io sono un muratore del 920, dove vado a prendere questo tipo di epigrafi? Questa era la domanda un po' tecnica, così. Certo. E invece le due considerazioni che ho fatto così mentre lei parlava, me le sono proprio appuntate perché volevo che dal suo discorso, non so dove voleva parare, però questo insieme del questa analisi che lei ha fatto, in fondo è sulla morte. Ma l'impressione mia è che i cimiteri in realtà più che un'analisi e una riflessione sulla morte siano quasi una glorificazione della vita, cioè nel senso che la ricerca dell'epigrafe più diciamo sofisticata, diciamo l'epigrafe romoante oppure l'epigrafe letterariamente complessa, in fondo cosa rappresentano? Non una glorificazione della morte, ma della vita, della persona che in vita era il medico, il dottore, il farmacista oppure il semplice operaio. L'altra considerazione, che quasi sembra opposta a questa, mi viene da dire che
secondo lei l'epigrafi in questo caso, e poi l'arte funeraria è un'altra storia, non ne stavamo parlando, però per me sono strettamente connesse, l'epigrafe può aiutare anche a un, come dire, a un annullamento della differenziazione di classe? Cioè, voglio dire, lo scalpellino di Boscante, che era un nessuno rispetto al medico, al farmacista, quando mette sulla sua tomba un'epigrafe che non so da dove sia stata presa, eccetera, cioè tende un po' a annullare anche, cioè ci permette, forse è uno strumento che ci permette anche di annullare la differenza di classe, secondo lei, cioè secondo la sua visione, okay. Cioè non so se sono stato... Sì, allora andiamo in ordine, sì. Quindi chi scrive le epitafi? Allora, innanzitutto nell'Ottocento, come le dico, è un po' complicato spiegarlo in 40 minuti, però nell'Ottocento si susseguono queste sillogi epigrafiche. Ci sono epigrafisti, come ripeto, siamo nell'epoca in cui la scolarizzazione si sta aprendo, non è ancora una scolarizzazione di massa come avverrà nell'Italia Unita. Ma la scolarizzazione aumenta, c'è cioè questo maggior numero di persone che sanno leggere e scrivere. E quindi, e inoltre, c'è anche il processo di unificazione dell'Italia. Molti tra questi epigrafisti raccomandano, perché l'epigrafia in fondo è una categoria classica, questi epigrafisti ottocenteschi raccomandano di scrivere in italiano, perché scrivendo in italiano si scrive con la lingua del popolo, perché deve unire gli abitanti, che devono parlare, che devono anche soffrire, piangere i loro defunti con la lingua del popolo, non con la lingua latina. La lingua è considerata quindi anche come motivo unificante. Chi le scrive, cioè appunto, siccome ci sono poi tanti letterati che danno, tutto ricordo, non so, Muzzi per esempio, Giordani, Malvica, Rambelli, insomma, fior di letterati, docenti universitari, che scrivono queste raccolte epigrafiche, che naturalmente vengono diffuse, girano. Chi le scrive in un villaggio, va bene, un villaggio non dovrebbe essere neanche, non lo so, però non è difficile saperlo. Chi sapeva leggere e scrivere in un a Boscante, visto che lei ha citato molto, tanto per dire, o a Piazza Brembaro, il parroco, il farmacista, il dottore, il notaio, ci sono qualcuno, qualche commerciante, ma se sa leggere e scrivere il commerciante o il contadino, l'operaio, non legge Leopardi, Giordani o questi qua, legge altre cose, giornali popolari, per cui non sono firmati, ma è facile sapere da dove vengono. Un epigrafista, Don Tullio Buelli, ospite a Curno, perché è stato parroco di Curno, pubblica nel 1939 la raccolta delle sue di epigrafi, quelle che lui ha scritto per i suoi parrocchiani, e le dedica ai preti. Le dedica ai preti perché? Perché lui dice sono sempre loro che in 4 e 48 devono scrivere la lapide. Devono scrivere, e quindi spero che questo sia un aiuto per loro. Quindi naturalmente loro poi avrebbero adattato aggettivazioni e considerazioni tagliandole sul defunto, ecco. Credo che sia così. Dopodiché, appunto, possiamo capire che chi le scrive è gente che sa leggere, ma non soltanto il giornale, perché è colmo di citazioni letterarie nascoste. Quelle che ho presentato sono una minima parte, ma quelle che ho pubblicato saranno una minima parte, perché la gran parte sono magari sfuggite all'interno delle parole. Poi la seconda cosa che mi ha chiesto è una considerazione, se secondo lei le classi sociali, sia delle classi sociali sia la glorificazione della vita, innanzitutto la morte, come lei sa, non esiste. Chi di noi è convinto che deve morire? Nessuno è convinto, sappiamo che altri muoiono, ma se stesso è difficile pensarci morti, è difficile pensare a non pensare, quindi quando la vita non c'è più. Per cui la morte di fatto non esiste, il cimitero non è il luogo della morte, è il luogo della vita. È un concetto dei viventi. Perché prima tu parlavi di Solone, in effetti anche Vladimir Jankelevich dice
che la morte non ha senso, ma è quella che dà senso alla vita, perché abbiamo un fine, sappiamo che tra 100 anni per noi ci sarà un fine, e che quello che possiamo fare di bello lo possiamo fare in questo tempo. Per cui se ci diamo da fare, se facciamo qualcosa per dare un senso alla nostra vita, lo facciamo perché sappiamo che un giorno non ci sarà più questo senso. Quindi negando la morte non ha senso, nega sostanzialmente la vita, ma negandola gli attribuisce senso. Che è solone. Voleva dire questo. E quello che dice lei delle classi sociali, le afferma, le rintuzza, dipende da quanti soldi aveva lo scalpellino. Tutto lì. Se lo scalpellino era stato morigerato nella sua vita, partendo dal nulla, aveva accumulato una fortuna, noi avremo una lapide molto bella. Se invece non li aveva, ci accontenteremo di una lapidetta con poche parole. E forse lei aveva citato all'inizio, o forse lei ha citato all'inizio, la stranezza di camminare a Brooklyn in mezzo a un parco. Ecco, forse, a mio giudizio, anche questo ci dà una visione ben precisa che noi abbiamo rispetto a loro, perché questo, il cimitero fatto di lapidi tutti uguali in un prato, è l'eliminazione della classe sociale, del come eravamo in vita. Cioè, a me piacciono molto i cimiteri, tra virgolette, dal punto di vista artistico, però certe volte mi dico, beh, che vanagloria. Perché questo deve avere cioè, basta andare qui a Bergamo, alcune cose sono veramente orribili nella loro immensità, no? Queste cappelle immense, pur dal punto di mentre un cimitero, come citava lei, una sepoltura più semplice, ha davvero lo scopo dell'eliminazione della classe sociale. Sono tutte concezioni e di ridare un valore. O la vita o la morte che si sente. Sono ideologie che percorrono determinati territori, determinati frutto modi di tradizioni, ma anche lo stesso modo di concepire la religione. In fondo in Europa, nord e sud, siamo cristiani, a nord c'è invece la concezione di un cristianesimo diverso, egalitario, al sud no, la concezione cattolica non è la stessa della concezione protestante. E sì, comunque quello che dice lei è stato frutto di grandissimi dibattiti a metà del Settecento, quando poi sostanzialmente sono sorti, o quantomeno, quando c'è stato l'impedimento di seppellire i cadaveri nelle chiese, ab ecclesiam, no? Perché dicevano che appunto da secoli venivano sepolti i cadaveri in chiesa o nelle immediate vicinanze, spesse volte le tombe non le avevano chiuse nemmeno tanto bene, quindi non uscivano miasmi mefitici. In realtà erano solo sgradevoli, ma non producevano nessuna malattia. Ma si è voluto che producessero malattie per poter tirar fuori i morti dalla chiesa e eliminarli come materiale di scarto. I primi cimiteri, i fopponi, c'era anche il foppone di Bergamo, il foppone di Milano, sono discariche in cui viene eliminato il corpo, soltanto con... Cioè, poi forse anche noi siamo un po' condizionati da Foscolo, da quello che ci raccontavano, no? Ma Napoleone in effetti è quello che dà il là a tutto questo, è quello che consente a ciascuno di poter avere la propria lastra tombale, definisce i criteri. Poi, come sa, in Italia i criteri non vengono mai rispettati, per cui oltre al nome, al cognome, alla data di nascita e a 2 o 3 aggettivi, si aggiunge uno, si aggiunge l'altro, e si arriva all'epitafio molto lungo, classico, classicheggiante, come si faceva una volta per le persone importanti. Ma di fatto tra il 1750 e il 1804 il cimitero è una discarica, un cassonetto in cui veniva eliminato uno scarto dalla vita, in fondo, no? Era spazzatura. Ultima considerazione, poi chiudiamo qui. Che per me è interessante, però, perché qualche giorno fa Matteo mi diceva che nel portare a termine la pubblicazione ha dovuto andare a rivedere molte lapidi per le ultime correzioni, e ha avuto una sorpresa che metà di queste lapidi ormai quasi non ci sono più, solo nel giro di 10 anni.
Quindi tra 20 anni tutti quegli epitaffi saranno solo qui. Questo sarà il grande epitaffio di tutti gli epitaffi della Valle Brembana, della Valle Imagna e della Valle San Martino. Quindi anche questo forse è un valore grande del libro, che viene a salvaguardare una memoria, un modo di pensare, un modo di creare, come tu ci hai detto bene, queste scritte. Grazie a voi per essere intervenuti, grazie ancora a Matteo per il lavoro. Grazie a voi.